Allora, ciao belli, hola cichi, ciao bambolone! Yeah! Come va? Allora, è un botto, no, ho girato ieri, è stata una settimana d'inferno, quindi non ho potuto girare, io vi chiedo perdono, però non vi ho abbandonato, come avete visto vi ho messo un video, tatacche, 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 perché ne avevo già di girati. Di gira. E quindi niente, allora io ci avrei da far vedere degli occhiali. Che ve le metterò poi in un video di cui non sono rimasta per niente contenta. Comunque, allora, oggi avevo voglia di truccarmi e ci avevo da provare un po' di robetta che ancora non avevo provato, ma avevo comprato. Allora, in primis il rossetto. Questo è il 524 della Kiko. Ed è questo grigio qua. Allora, a me questo rossetto piace tantissimo. Nonostante non sia un matte, e come sapete io adoro i matte, a me sto rossetto piace. E quindi ho cercato di fare un trucco che comunque si sposasse con il grigio. E ci avevo da provare degli ombrettini della MAC. Sì, la minonna Carriola. Della Essence Matte, che mi aveva mandato Ape Operaia. Un bacione per una Beauty Adoption. E sono tutti questi ombrettini qua. Allora, lei me l'ha mandati. Questi qui che sono metallici. E io volevo. Ragazzi. E io volevo provare questi due che sono matte. Ed è il 47 Earl Grey e il 40 Move It. Allora, li volevo provare perché non so da voi, ma io non avevo ancora visto gli ombretti matte della Essence. Questo è quello più chiaro e questo è quello più scuro. Sono due grigi bellissimi, mi piacciono tantissimo. E poi un'altra cosa, io ho notato, siccome stavo cercando, avendo dato quello più chiaro sotto e quello più scuro leggermente sopra, mi serviva un grigio ancora più scuro da mettere nella riga. Io non sono stata cane di trovare un grigio più scuro. Mi sono messa ad armeggiare nelle mie palette ed ho notato che non ho grigi matte. Comunque abbastanza scuri nelle palette, io non so se capita anche a voi. Questo è. E quindi ho detto, ma porca paletta, ma con tutte le cavolo di palette che ho, non ho un grigio matte. E questo è. Poi, naturalmente ho usato lei. Allora, l'ho comprata, non ce l'ho fatta. L'ho comprata il mese scorso. Perché io purtroppo sto mese non ho preso un cazzo e non so nemmeno come farò ad arrivare a fine mese. Cioè, proprio non ne ho la minima più pallida idea. Ed è la Chocolate Bar. Allora, io l'ho presa da Sephora. Io non so che santo mi stava guardando, non si è rotta perché è cascata di muso, proprio di cofana dietro. Ho scoperto anche perché mi casca tutto di mano. Allora, ho le mani parecchio lisce. Tutto ciò che io tocco non mi fa attrito con la mano ed è per questo che tendo a farle cadere. Poi, specialmente quando sono qua, che mi sono truccata, mi cascano ancora di più perché ho le mani polverose dal trucco. Vabbè, comunque io l'ho presa da Sephora, io credo sia Sephora normale, insomma, io non ho mai acquistato, penso due volte, da Sephora. E comunque vabbè, è una palette, a parte l'odore, è una palette molto bella, non c'è niente da dire, però devo essere sincera, ora che ce l'ho spesi e che ce l'ho in mano, è una palette che non. Cioè più o meno io con tutte le palette che ho, non c'era bisogno di spendere questa cifra per questa, perché sono tutti i colori che io ho in altre palette. E niente, sono rimasta un po' delusa perché ci dovevo guardare meglio. Forse se avessi preso l'ultimissima uscita,
mi sto rendendo conto di avere veramente tantissime palette e mi sto rendendo conto che i colori ce l'ho tutti. Allora, come per esempio oggi il grigio che non avevo, devo prendere magari una palette che abbia dei grigi, però il resto io ce l'ho già. Quindi se devo prendere una palette, per esempio quella della Sugar Pill, quella è stata una palette ottima, quella di Hello Kitty, insomma una scelta un po' diversa. Per esempio ora mi prenderò gli ombretti della Melt, non me ne frega un cazzo del costo, ve li voglio perché sono degli ombretti matte con dei colori bellissimi. E quindi però il resto, cioè questa per quanto possa essere bella, sono tutti colori che io ho già, cioè non c'è proprio niente di nuovo, forse questo e questo, questi due, ecco, diciamo forse questo violetto potrebbe essere l'unico colore che forse non ho nelle altre palette. Però le smanie, questo mese le smanie me le levo, vai, va bene. E poi il mio classico, la mia pennina eyeliner, che ho scoperto che non è una pennina come quella della Essence, che questa c'è proprio l'eyeliner dentro, ragazzi io la adoro, non vivrò mai più senza questa pennina. Il rossetto è quello della Kiko e basta, non c'è altro di cui vi devo far vedere. Mi è stato inviato questo qui dalla Vera Mona, che è un sito, un brand americano. Praticamente è questo aggeggino con questa spugnettina che secondo me si può fare anche a mano, cioè, non c'è bisogno, io non so quanto costi perché a me me l'hanno spedito, ma secondo me trovata questa qui lo fai a mano. Però è molto molto comodo, mi piace tantissimo. Questo ci ho fatto i grigi, vedete? Una volta che voi avete usato il pennello, ci passate il pennello al di sopra e il pennello poi è pulito. Forse oramai è già sporca. Io non so come se si potrà pulire. Non lo so, ora mi informerò comunque da Michela, perché lei ce l'ha già da un pezzo. Quando andai a casa sua ce l'aveva, infatti capivo che cazzo era. Michela è troppo avanti, non c'è niente da fare. Va bene, allora. E tutto questo l'ho fatto appunto per lui. Io spero che il trucco vi possa piacere. Adesso porto fuori Argo. E poi avrei da farvi, ho fatto un video su i vestiti, sempre collaborazioni, e devo dire che non lo so, però mi rendo conto che è robetta, cioè capito, per quanto loro te la inviano a pacchettate, tutta roba che secondo me anche il giacchetto, quello di Piumino, e poi vedrete, mi piace tanto, perché mi piace molto, però dureranno veramente poco, io non credo che avranno una durata, quindi cioè uno ne può prendere a quintalate di roba. Questa qui per esempio invece è molto buona, molto calda, non ha un filo fuori posto. Va bene, io vi lascio al trucco, spero che vi piaccia. Girerò comunque un altro video oggi, questo non sarà l'unico. Ho usato anche, che poi non vedrete nel video perché l'ho messo dopo, qui all'esterno del grigio, vedete, ho usato l'ombretto della Shaha, quello che ho comprato l'altra volta Coeli, perché anche questo è un matte. Mi sto veramente rendendo conto che i matte io ne ho pochissimi, anche di ombretti non ne ho molti, ecco, ed è il matte quello che a me sinceramente piace di più. Qui ci ho fatto la gambina, vedete? La gambina l'ho scoperta da Jackie Jill, quella americana, mi piace tantissimo sta benedetta gambina. Io vi lascio al trucco, spero vi piaccia, un bacione. Argo si è alzato in piedi, lo porto fuori. Ciao amorine, a dopo. Allora, ho già dato la base, dunque ho faticato anche a trovare degli ombretti, cioè tutto era nato con quegli ombretti, vabbè tanto non vedete, vabbè questo ve lo dirò dopo. Dunque, base già fatta, prendiamo, io ora sto usando parecchio questo qui che mi hanno mandato dalla Vera Mona, perché ragazze è strautile, cioè vedete, io ora ho pulito il pennello e vado a prendere. Allora, dalla nostra bambolona bella prendiamo un marrone chiaro, che comunque lo trovate in qualsiasi palette, cioè non ci dovete avere per forza questa, anzi all'inizio del video poi vi dirò cosa penso. E andiamo a fare la nostra classica sfumature,
Sto usando lo specchio così perché ho notato, e capisco perché lo fanno le altre, perché per farvi vedere meglio a voi si fa meglio. Cioè, nel senso, voi vedete meglio, capito? Non è questione di dire, ecco. È questione che voi vedete soltanto meglio, solo quello. Ok. Vedete, leggera, leggera, è una sfumatura molto leggera. Ora, con questo qui a punta della BH prendo questo color chiaro 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 che lo metto sotto l'arcata perché stavolta lo voglio che si veda. Di solito avete visto io non lo uso sotto l'arcata perché non ne ho bisogno avendo fatto le ciglia comunque con il correttore. Ora poi capirete perché ho fatto questo trucco. Se Dio vuole oggi ho la possibilità di girare. Allora, ora con lo sfumino della BH si prende il marrone più scuro e lo facciamo passare nell'interno così. Deve essere praticamente una specie di graduazione, quindi dal marrone un po' più scuro al marrone più chiaro. Io tengo l'occhio aperto di modo che si veda dove vado, ma anche per me è più semplice perché riesco meglio a farlo sfumato, insomma. Allora, adesso prendiamo i due ombrettini Essence New Matte, che sono appunto due matte, io il 47 e il 40 c'ho. Prendiamo il 47, che è questo qui più chiaro, e con il pennello il mio dovrebbe essere della Smashbox, perché è da sfumatura, però c'ha questa punta tonda, si va a fare sempre lo stesso procedimento che abbiamo fatto con il marrone scuro, però qui di lato. Uso questo qui perché dovrebbe essere un po' più preciso e non da sfumatura. E ora si piglia quell'altro che è il 40, che è molto 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 più scuro, perché volevo usare un po' di roba che dovevo testare. Questi me li ha mandati una ragazza che dovrebbero essere sempre, fanno parte della Beauty Adaption della nostra Ape Operaia, che io questa ragazza non mi ricordo mai come si chiama, perché poi a parte che io faccio un casino con i nomi già di mio, però io vi ricordo tramite nick di YouTube, capito? Mi torna molto meglio ricordarmi il vostro nickname, che è più che ce l'avete solo voi, che il nome che invece ce l'hanno tante. Comunque, ecco, me l'ha mandati lei, io non l'avevo visti la Essence, a parte ho visto la Essence farà delle nuove uscite esagerate, è già questo, io sto mese non posso comprare niente, sono già in palla. E comunque questi sono degli ombretti matte che devo dire a me strapiacciono un casino. Ora ci vuole un grigio di una tonalità ancora più scura che io ho faticato sinceramente a trovare, io ve lo dico, e lo prendo da questa palettina della Wine che io non ho mai visto, me l'ha mandata questa la mia Jessica. Un bacione a Jessia, che gli devo ancora spedire il pacco. Sono vergognosa, lo so, ma il pacco di Jessia prima o poi arriverà. Ed ha queste due tonalità di matte, di grigio matte, scuro e quasi nero. Perché veramente ho fatto fatica, perché io non ho. Ho notato che in tutte le palette che ho, quindi millanti palette, non c'è un grigio matte scuro. Cioè, se ci fate caso, ditemi se voi avete delle palette con dei grigi parecchio scuri. Invece no, il grigio è un colore che tende di solito a non esserci. E poi l'altro che è più proprio nero, praticamente, che è un nero grigio, è comunque sempre grigio, non è un nero nero matte scuro.
Adesso andiamo a mettere nella palpebra mobilis questo qua che abbiamo messo anche sopra, perché voglio che l'occhio qui sia chiarissimo. L'altro giorno ho messo a posto per farvi la collezione di trucchi che poi non ho fatto perché non ho avuto tempo, e quindi ora ci riaccasino e quindi non la posso fare fino a che non lo metto a posto. E ho perso un sacco di ombretti mono che avevo lì, che usavo, per esempio quello della Wet n Wild che usavo tutti i giorni. Non so dove cacchio l'ho buttati. Comincio a essere quasi disperata. Ok. Allora, adesso al di sotto prendo questo pennino sempre della VH e ci vado a prendere il nero, questo qua giù che abbiamo dato per ultimo, che se poi vedo che comunque è troppo non va bene, ce lo ridò dopo, e lo diamo proprio raso raso all'occhio, e poi con lo sfumino Elf prendiamo il grigio. Fatemi sapere davvero se avete qualche palette con dei grigi, che ribadisco, con quante palette ho fatto caso che il grigio è un colore che non c'è mai. Ecco, di qua mi è venuta con la puntina, allora la faremo anche di qua la puntina. Amo le puntine, l'ho scoperte queste puntine da Jay l'americana. Eccole qua. Allora, adesso con la mia love mi vado a fare la riga. Merda. Vabbè, è andata così oramai. Vediamo un po', dovrebbe essere uguale. Sì, e con un pennino adesso di quelli un po' più fini, cioè questo qui della MAC che io uso perché mi si è spampanzato, che poi credo non sia MAC vera a sto punto perché questo mi si è spampanzato, prendo, ma non è spavaranzato, però l'ho lavato male anch'io perché poi sono molto... Prendiamo quello ancora più scuro e lo andiamo a dare proprio in fondo dove abbiamo dato l'eyeliner, di modo che venga questo aggeggino qui qua giù. Più scuro, eh? Non nero, eh? Grigio deve essere. Eccolo qua. Mi piace assai. Poi nell'occhio interno ci ho messo quella della Kikola Kajal, questa qua. Eccoci. Il trucco è finito, naturalmente poi ora ve lo farò vedere all'inizio del video, lo vedrete meglio. Love you!